È la tipica insalata di stagione che potete variare in tutti i modi e io oggi ho fatto la variante con il salmone. Stiamo parlando dell'insalata finocchi, arance e olive nere. Oggi ho messo anche un po' di salmone, ho scelto il salmone affumicato. Come prima cosa andiamo a preparare i finocchi che ho già tagliato, ho lavato e adesso li disponiamo in una teglia. Andiamo a irrorare con olio extravergine d'oliva e aggiungiamo le olive verdi e le olive nere denocciolate. Spicchio d'aglio, finocchietto selvatico, proprio quello selvatico selvatico raccolto sia da me che da Rick. Spolvero con un po' di prezzemolo tritato. E voilà, siamo pronti per infornare. 25 massimo 30 minuti con il forno a 180 gradi. La nostra insalata di finocchi è pronta. C'è la variante anche per farli a crudo. Noi abbiamo già un altro video a vostra disposizione. Se mi ricordo, vi lascerò il link sopra nelle schede. Questa volta però abbiamo fatto la variante cotta. Le arance però andiamo a metterle lo stesso a crudo. Cioè la stessa cosa che abbiamo fatto nel precedente video, nella precedente insalata di finocchi con i finocchi a crudo, appunto, e le arance anche a crudo. Quindi facile, veloce, saporita, gustosa, più non posso, l'abbiamo anche impiattata in una maniera abbastanza carina e in più ho aggiunto del pane carasau, potrebbe essere così un modo per presentarla in tavola con pane carasau, con crostini, con crackers, con grissini, quindi magari una variante così per presentare un piatto in una maniera diversa. E soprattutto è molto molto buona e sono sicura che piacerà anche a più piccini. Se ti è piaciuto questo video, invece tu non devi fare altro che lasciarmi un like. Se non sei ancora iscritto, allora cosa aspetti a farlo? Iscriviti, attiva la campanellina e rimani in stretto contatto con noi nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.